Narra la leggenda che fin dall'alba dei tempi il bene e il male si sono affrontati per il dominio del mondo. Ma pochi sanno che ogni 1000 anni un demone di fuoco giunge sulla terra per portare morte e distruzione, e che ogni 1000 anni viene scelto un mago supremo con il compito di combattere il demone e di sconfiggerlo, riportando la pace per altri 1000 anni. Here comes the king of the brave, the yellow hero we call Mr. Rundown. He's coming back from the sun, he's coming back with his band. Everybody can see Mr. Rundown. Now standing and seducing, it's just blowing up your mind. So keep away your villain if you care about your life. Rundown, jumping in the sky. Rundown, falling from the night. Rundown, the city that can sleep. Adventures now are for you. Mio caro Oberon, ci aspettano tempi duri. 1000 anni fa, con la mia magia, io ho difeso questa realtà dalle minacce delle oscure dimensioni del male. Ma adesso il demone di fuoco sta tornando. Io sono troppo vecchio e stanco per affrontarlo. Come posso difendere l'umanità dalla distruzione, Oberon? Cosa, come dici? Ma certo, bravo Oberon, il pallavisore, l'antico strumento con il quale ogni mago da sempre cerca il suo successore. Come ho fatto a dimenticarmene? Accidenti, non c'è campo. Sì, ci siamo, Oberon. Ecco la sagoma di colui che potrà aiutarci. Ho già visto questa sagoma. È quel supereroe chiamato Ratman. Sì, forse questa volta ci vorrà un supereroe per fermare il demone. Due, tre. Oh, non è possibile! È la quarta volta di seguito che finisco sul tuo hotel Parco del Trionfo. Per pagarti dovrò ipotecare la mia baracca costruita abusivamente sul parcheggio gratuito. Ratman! Ratman! Vieni da me! Ho bisogno dei tuoi superpoteri! Ascolta la voce dentro di te! Ascoltala! Ratman! Ascoltala! Ehi, ma che buffo. Per un istante ho creduto che le mie scimmie volessero dirmi qualcosa. Il prescelto non risponde. Sarà preso dai gravosi compiti della sua missione di supereroe. Ma la situazione richiede la sua immediata presenza. Lo convocherò per mezzo delle mie arti mistiche. Klaatu barada nittu. Klaatu barada nittu. Ma cosa... Oh, ehi, un anziano. È la prima volta che ne vedo uno così da vicino. Finalmente, salute a te, Ratman, supereroe della città senza nome. Io sono il mago supremo e ti ho evocato per educarti alle arti mistiche, così che tu possa aiutarmi a proteggere gli innocenti dalla terribile minaccia che incombe su di loro. Eh? È in arrivo un terribile demone, mio giovane allievo. Ti insegnerò la mia magia e tu mi aiuterai a batterlo. Eh? Arrivare, demone! Io, mago! Io insegno a te magia! Poi noi due insieme fermare demone! Ma che strano! Sento come delle urla in lontananza, sembrano urla di scimmia! Ehi, un momento, allora eri tu la voce nella mia testa! Mi hai scelto, vuoi fare di me un mago? Questo onore spetterà a te! Yahoo! Potrò far sparire monumenti enormi e fidanzarmi con splendide fotomodelle. Ala Kazam, Sim Salamin, apriti sesamo. Il tempo della distruzione è finalmente giunto. Il mio primo passo sarà eliminare il mago e poi toccherà l'intera città.
Dammi i vestiti. Subito, signor governatore. Avanti, dolcezza, smettila, basta. Mi dispiace, ma adesso tocca alla biondina in terza fila. Ratman, sono io, il tuo maestro. Maestro? Oh, mi scusi, certo, stavo meditando sulla dimensione spirituale del Kolinar. Coraggio, mio allievo, ormai è tempo di verificare il tuo addestramento. Avanti, mettimi alla prova, ti dimostrerò di che cosa è capace Ratman. Dunque vediamo, dimmi che differenza c'è tra la magia bianca e la magia nera. Vabbè, ecco, il colore è ovvio, questa era facile. Beh, vediamo se almeno hai studiato le arcane scritture. Sai interpretare questa pergamena? Questi antichi simboli mi sono sconosciuti, maestro. Ah, con la teoria proprio non ci siamo. Le arcane scritture non le conosci. Visto che tu sei un uomo d'azione, probabilmente sei più portato per la pratica. Fammi vedere che cosa sai fare. Ruka Padula! Basta così, giovane stolto e presuntuoso. Hai ancora molto da imparare prima di poterti definire mago. Ora, per punire la tua negligenza, tu dovrai innaffiare uno per uno i 999 fiori sul terrazzo della torre, prendendo l'acqua dalla fontana del cortile. Oh no, non ce la farò mai. Appassiranno metà dei fiori prima che riesca ad innaffiarli tutti. Oh, beh, di questo non devi preoccuparti. I fiori sono di plastica. Scusi, umano, come posso raggiungere la torre del mago supremo? È facile. Dunque, faccia 800 passi, poi quando sbatte contro un lampione giri a destra. E quando sente un cane che ringhia giri a sinistra. La torre è esattamente il terzo muro ruvido lungo la strada. Non può sbagliare, signore. Grazie mille, umano. Molto gentile. Oh, il demone è arrivato! Il mondo ha bisogno di me! Ti prego, maestro, portami con te! Insieme possiamo fermarlo! No, Ratman, io lo affronterò da solo! Tu non sei ancora pronto! Non dovevi tornare, demone! Ti sconfiggerò come ho già fatto mille anni or sono! Vattene finché sei ancora in tempo! Stupido mago! Sei troppo vecchio per fermarmi. Dov'è il tuo allievo? Dov'è colui che avrebbe dovuto sostituirti? Lui sta preparando un piano d'emergenza. Meglio per te, perché ne avrai presto bisogno, vecchio. Forse quell'anziano mi crede un incapace. Ma io gli farò vedere chi è Ratman. Innaffierò i suoi stupidi fiori in un istante. Gli dimostrerò di essere un mago potentissimo e scaltro. Analnatrak, Otvas, Petod, Dio Kiel, Dienvie! Ratman, sveglia! Ho bisogno del tuo aiuto, sveglia! L'anziano maestro ha bisogno di aiuto! Il demone è arrivato! Qualcuno lo aiuti! Qualcuno chiami Ratman! Ehi, ma sono io, Ratman! Coraggio! Resiste, anziano maestro! Sto arrivando! Io sono un servitore della fiamma di Beldur e reggo la fiamma del fuoco oscuro di Melchior. Or vedi, tu sei un demone del fuoco di Fëtur.
ma il mio potere di Barabbeur, così come scritto nei sacri testi di Urgamozz, supera di 8 punti la tua fiamma di Legoland. Beh, a meno che tu non usi la carta del soffio del drago, ma io potrei ribattere con una carta trappola. E in ogni caso, i miei punti di attacco, sebbene inferiori ai tuoi, valgono di più in quanto io sono al quarto livello. Ma considerando che secondo le regole del gioco il mio dardo incantato vale 4 dadi da 6 più 1 e che tu hai già usato i tuoi tiri di salvezza nello scontro con Ravelmong il chierico, se ne deduce che... se mi dai il tuo anello di protezione, io ti potrei dare il mio anello per l'invisibilità. Ma se vuoi anche la pergamena contro i non morti, mi devi dare l'erba antilicantropo. E quindi adesso per le oscure schiere di Ogoth, che piova su di te l'ira di Onaluk il temerario! Ed è così che io ti ingiungo, tu non puoi passare! Kratman, ho bisogno di te! Mentre io lo trattengo, tu colpiscilo con la magia più potente che hai! Sì, certo, maestro! Ucciccio! Così, ancora una volta, le forze del bene hanno trionfato sulle forze del male. Raccontaci, Ratman, in che modo hai imparato a padroneggiare le arti mistiche? Oh, beh, è stato un gioco da ragazzi. Io devo tutto al mio potente fluido personale che non solo mi rende l'uomo più affascinante della città, ma mi permette di destreggiarmi anche con ogni tipo di magia. Ma questo è fantastico! Allora sicuramente già saprai come fermare il flagello delle caraffe che stanno inondando la città. Oh, ma certo, signorina. Vede, io sono un servitore della fiamma di Beldur e reggo la fiamma del fuoco oscuro di Melchior. E grazie alle canute barbe di Farabor detengo il potere del vortice istantaneo e sono in grado di applicare un incantesimo del quarto livello con un lancio salvezza di 3. Io ho studiato tanto. Tutta la mia vita passata sopra questi libroni. Perché il mago non mi chiama? Perché?